una generalizzazione delle cose che abbiamo già visto. Infatti la curva di Gödel non è l'unica distribuzione che descrive le precipitazioni estreme. La curva di Gödel ha un dominio illimitato, da meno infinito a più infinito. Però esistono altre due curve, una che si chiama curva di distribuzione di Fréchet, un'altra che si chiama distribuzione di Bayesian, che sono invece limitate inferiormente e rispettivamente limitate superiormente. Tutte queste fanno parte dello stesso insieme di teoremi che ha portato alla distribuzione di quella che voi già, di cui voi già conoscete tutto. In particolare la distribuzione di Fréchet ha questa forma qua, cioè è 0 per il valore della variabile minore o uguale di b, poi è un esponenziale elevato alla z meno b diviso a, però di nuovo ad un esponente che qui è chiamato meno alfa, per z maggiore di b. Sia a che alfa sono maggiori di 0. Un problema nel quale voi vi scontrate subito è, una cosa che dovreste osservare subito è che questa distribuzione, a differenza della curva di Gödel, ha tre parametri. Cioè non ha solo i coefficienti di forma e i coefficienti di localizzazione di A, che sono stati naturalmente cambiati di forma, di posizione rispetto alla notazione solita, ma c'ha anche questo ulteriore coefficiente alfa. Come farete a determinare questo coefficiente alfa? Voi conoscete tre metodi di determinazione dei parametri, minimi quadrati. Il metodo dei minimi quadrati vale ugualmente anche in questo caso. Il metodo dei momenti, se lo voleste applicare, e dopo andremo a vedere se i momenti di questa funzione si conoscono, può pure essere applicato, purché però si consideri anche una forma, un'espressione del terzo momento o del terzo momento centrato, che potrebbe essere quindi quello che viene chiamato skewness o coefficiente di forma. Il metodo della massima verosimiglianza si può applicare esattamente come prima. Della distribuzione di Fréchet si conoscono ovviamente tutte le cose che si devono conoscere, cioè si conosce data in forma normale, quindi come la vedete lì è la meno x alla meno alfa, dove cambia, si conosce la media è data in funzione di un'altra funzione particolare, vedete quella gamma maiuscola, se vi ricordate quella gamma maiuscola è la gamma completa che vi avevo definito qualche lezione fa. Quindi in qualche modo tutte queste distribuzioni risultano poi imparentate tra di loro. La moda è conosciuta, è alfa diviso 1 più alfa elevato alla 1 su alfa. La mediana è la varianza. Quindi siamo per esempio nelle condizioni di poter comunque applicare il metodo dei momenti. O un metodo simile al metodo dei momenti. Qui potremmo anche imporre, per esempio, non solo il momento terzo, per esempio, ma potremmo imporre anche la riproduzione della media e della moda, per esempio. Tre condizioni. Ci servono, alla fine a noi servono tre condizioni per i tre parametri. Quali che siano le tre condizioni, ce lo possiamo anche essere un po' creativi su come produrle. Ricordavo come si calcola in R, nel stesso pacchetto di Python che voi avete usato per calcolare Gödel esiste definita anche la funzione di Fréchet. E poi vi spiego perché in realtà c'è un trucco che apparirà poi alla fine. L'altra distribuzione è la curva di Bayesian. La curva di Bayesian è limitata superiormente, cioè per z maggiore di b è uguale ad 1 e inferiormente
è E alla meno meno Z meno A diviso B, chiusa parentesi, il tutto alla meno alfa. Anche della distribuzione di Weigl si conoscono varie cose, per esempio, beh, la forma sono tutte curve unimodali, queste curve, quindi simile a questa che vedete rappresentata in alto, e la distribuzione, se voi la rappresentate, ha la forma solita, insomma non sapremmo così ad occhio se non sapessimo che è una distribuzione di Weigl. O meglio, dovremmo vederlo in questo caso, perché osserviamo che qui satura ad 1 per un valore finito. E quindi la distribuzione di Weigl è un candidato per, se noi vediamo sulle grafiche, è un candidato per questo tipo di funzione. Anche di questa conosciamo media, moda e mediana, sempre in funzione della funzione gamma. Quindi qui, se volete, media, moda e mediana hanno un'espressione analitica. Dove, quando dico questo, lo dico praticamente sempre considerando il fatto che noi la gamma non la sappiamo calcolare accuratamente, ma siccome compare questa espressione di questa funzione più volte, le abbiamo dato un nome e allora... E poi ci inventeremo un modo per calcolare la gamma opportuna. E quasi sicuramente un metodo numerico. E allora, di fronte a questo fatto che io improvvisamente vi ho tirato fuori dal cilindro due nuove distribuzioni che possono descrivere gli estremi. Per esempio, quella di Fréchet potrebbe sembrare anche adatta a descrivere gli estremi di precipitazione, perché le precipitazioni sono sicuramente limitate inferiormente, cioè non possono essere minori di zero, e quindi qualcuno potrebbe dire, beh, ma sarebbe più naturale considerare, anziché le curve di Gumbel, delle curve di Fréchet. E in effetti qualche illustre collega sostiene che se si va bene a guardare è proprio così. Dal vostro punto di vista dovrei leggere una certa preoccupazione, adesso vi leggo un po' di stupore nei vostri occhi, ma invece dovrei, non so se è preoccupazione, perché dice adesso questo ci chiederà di prendere i nostri dati di precipitazione e calcolarsi i parametri della curva di Fréchet, calcolarsi la curva di Gumbel, moltiplicando i casi che dobbiamo analizzare, e quindi poi tra tutti questi vedere, per tutte le possibilità che si sono a questo punto moltiplicate a dismisura, vedere qual è che interpolano meglio i nostri dati di estremi. Dice, qualcuno più bravo di voi ha praticamente già fatto la sua relazione, dice adesso devo cambiare tutto, che cosa succede? In realtà siete fortunati perché tutte e tre le curve si possono rappresentare in un'unica forma che è conosciuta come Generalized Extreme Value Function, o GEV in italiano. E questa è l'espressione della curva, è sempre una curva a tre parametri, dove vedete è uguale all'esponenziale di meno 1 più xi, che è il nuovo parametro, z meno mu diviso sigma, un parametro di locazione, un parametro di posizione, un parametro di forma, e xi che è un ulteriore parametro di scala. I parametri non sono completamente indipendenti tra di loro, perché devono godere di questa proprietà: mu può variare da meno infinito a più infinito, sigma maggiore di 0 e xi da meno infinito a più infinito. In particolare un ruolo centrale svolto da questa variabile xi, da questo parametro xi, perché xi, se xi è uguale a 0, si può mostrare che questa curva degenera nella curva di Gumbel. Se xi è maggiore di 0, la distribuzione decade nella distribuzione di Fréchet, e se xi è minore di 0, invece abbiamo la
distribuzione di Malebo. Quindi in linea di principio, anziché fare i calcoli con le distribuzioni come le abbiamo fatte noi a lezione e in laboratorio con la curva di Gumbel, potreste usare la curva di Jev direttamente e osservare qual è il valore del parametro Xi che la curva viene ad assumere. Se Xi è ragionevolmente prossimo a zero, potete pensare che la distribuzione di Gumbel sia una distribuzione buona per interpolare i vostri dati. Qui vedete sì, la derivata della curva naturalmente è la funzione di distribuzione vera e propria, mentre la curva da Jev, esattamente come Gumbel, come Fréchet, come Weibull, è data come forma di probabilità. Di questa è ovvio che conosciamo le espressioni dei momenti. Questi ve li chiedono a un dispositivo, dovete sapere a memoria. Non mi guarda. Beh, no, non dovete saperli a memoria, però dovete sapere che ci sono. Dopo, se qualcuno li sa anche a memoria, questo non mi dispiace certo. Dovete sapere che sono conosciuti e che qualcuno li sa calcolare. E quindi questa parte, diciamo, la ritengo conclusa.